Giornata ideale per assistere a una partita di calcio, questo dovrebbe favorire lo spettacolo. Bentornati sulle frequenze di EA Sports da parte mia e saluto subito l'area Dani con cui condividerò il commento del match. La prima partita è sempre la più delicata, i due allenatori l'avranno preparata nei minimi dettagli per evitare brutte figure. Incrocio che dovrebbe offrire emozioni forti tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Match tutto da scoprire, è la prima volta che queste due squadre si affrontano. C'è grande curiosità di vedere... Super Noia! Arbitro che fischia il fallo a favore del Bayern. Match che non si sblocca. Portiere decisivo pochi istanti fa. Ha blindato la porta e il risultato con una parata da campione. Musiala, occasione pericolosa. Azione che sfuma. Grande lavoro della difesa. Brutto passaggio questo. La velocità di Sadio Mané può essere una delle chiavi del match. Il gol è il suo mestiere, Pier. Riesce puntualmente ad anticipare il difensore e ogni volta che la palla transita dalle sue parti, negli ultimi 16 metri diventa immarcabile spesso. Tackle vincente, palla netta qui. Pablo Sarabia. Ecco Mbappé. Salta bene il marcatore. Eccellente lavoro in fase difensiva. Riconquistano palla. Possesso Bayern, norma del vantaggio. A campo libero.
Renato Sanchez. Suggerimento per Mbappé. C'è il possesso per il Bayern. A spazio Mbappé, occhio ai compagni. Pericolo sventato, molto buono qui il lavoro difensivo. Gravenberg. Pubblico vuole il tiro, attenzione, posizione invitata. Super Keylor Navas. Prova a salire ancora lateralmente il Paris Saint-Germain. Va per vie centrali qui. Sembrava un'azione interessante, come l'ho detto. Alla parte del possibile vantaggio. Keylor Navas respinge, azione che resta viva. Azione che sfuma qui, potrebbe essere pericoloso. Bayern a un passo dal vantaggio. Ottimo l'intervento del portiere che ha strozzato in gola l'urlo dei tanti tifosi bavaresi presenti oggi sulle tribune. Verratti. Mbappé! Noia dice di no. L'arbitro tira fuori il giallo per il fallo precedente. Neymar. Renato Sanchez. Muovono il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto. Gravenberg. Il Bayern perde il possesso palla. Altro buon recupero degli avversari. Attenzione a Messi. Il lancio lungo di Gnabry. Occhio a Mané, occasione. 1-0 e adesso ovviamente gli avversari dovranno reagire. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi. Una volta ricevuta palla Mané ha fatto partire una botta che si è insaccata alle spalle del portiere. Ospiti che hanno giocato un numero superiore di palloni, come dimostrano le percentuali sul possesso palla, ma nonostante questo dato rimangono le loro difficoltà nel creare gioco e nel rendersi pericolosi. E sai perché? Perché il possesso palla è sterile, devono essere più concreti, più veloci se vogliono impensierire la difesa e recuperare lo svantaggio. Ferma l'attacco intercettando bene la traiettoria. Ecco Sarabia. Può riportarla in parità. Palla in rete. Non hanno perso tempo e hanno trovato la forza di reagire. Finisce qui il primo tempo. Squadre che rientrano velocemente negli spogliatoi. Squadra di nuovo in campo per il secondo tempo, prima frazione che si è chiusa sul risultato di parità, gara apertissima. I tifosi spingono Mané a calciare, palla dentro verso Gnabry. Implacabile l'assistente, tutto fermo, è fuori gioco. Difficile non vedere questo fuori gioco, Pier. Io ho avuto l'impressione in diretta che sapesse benissimo di trovarsi oltre l'ultimo difensore e i suoi timori erano fondati. Messi. Passaggio da cancellare, palla intercettata.
Un Sadio Mané impressionante quello che si è visto nella prima frazione. Ha disputato un buon primo tempo, ha trovato anche il gol e può affrontare la seconda metà di gara sulle ali della bella prova offerta fin qui. Chissà che non possa farne altri per trascinare i suoi il successo. Neymar, accompagna a disposizione. Si riprenderà dunque con un fallo laterale. Cambiano tutti e due gli allenatori. Prova con il lob a mettere in moto il compagno. Gioco fermo per offside, ha vanificato una buona idea. Sì Pier, l'idea era buona, doveva fare più attenzione e rimanere in linea con i difensori. Ecco Mbappé. Legge bene la traiettoria qui. Buon pallone filtrante. Ottima lettura difensiva in questa situazione. C'è l'enorme vantaggio, attacca il Bayern. Goretzka. Coman. Può inquadrare la porta. Conclusione che non inquadra la porta. Palla che ti... finisce fuori. La potenza c'era, è mancata la precisione. C'è un cambio nel Bayern. Suggerimento impreciso che si perde oltre la linea laterale. Goretzka. Appoggio su Coman. Ottima la copertura. Leo Messi. Kingsley Coman. Il tocco per Gnabry. Prova ad avanzare Mané. Si libera del marcatore. Non può sbagliare. Intervento non difficile quello del portiere. Goretzka viene invitato a calciare. La mette dentro a cercare Coman. L'aveva indirizzata bene qui di testa, non ha trovato la porta davvero per poco. Sì, Pier, la conclusione è leggermente larga, non fortunatissimo nella circostanza. Per me ha fatto il massimo. Tackle vincente, pallone recuperato. Ultimi 15 minuti, tutti di marca Bayern. Come emerge dal dato sul possesso palla, il risultato è bugiardo per questo. Stanno costruendo molto di più degli avversari, ma fin qui la stoccata vincente è mancata. Se avessero sfruttato anche solo una parte delle occasioni create, certo, a quest'ora la partita avrebbe preso tutta un'altra piega. Va in porta. Pregevole l'intervento del portiere. Cambia corto col compagno. Neymar. La gioca Mbappé. E il pallone entra, nulla da fare per il portiere. Passano dunque a condurre in questo finale, rete pesantissima. Goretzka. Palla morbida a scavalcare la difesa. Sané. Mané. Ed eccolo, il gol del pareggio, sembrava finita. Rivediamo l'azione del gol. Hanno verticalizzato bene qui, scavalcando la difesa con questo lancio. Ha difeso bene la palla nonostante la marcatura e ha trovato tempo e spazio per battere la rete. Le due squadre sono di nuovo in parità. Davvero una partita che regala emozioni.
Occhio perché perdono un pallone pericoloso. Attenzione a Messi, gli strappa il pallone dai piedi senza commettere fallo. Il Bayern prova ancora in questo finale, vuole vincere la partita, può mettere da lì, c'è la respinta ma non è finita. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Ecco Mbappé. Intervento riuscito. Verratti. Occhio a Mbappé. Hakimi. Ancora su Mbappé. Conquistano una buona posizione, distanza favorevole. La gioca corta. C'è la ribattuta. Non avviene Neuer, attenzione. Arriva il fischio dell'arbitro, squadre che rientrano negli spogliatoi, pareggio dunque. Grande equilibrio in campo e risultato in bilico fino alla fine. Nessuna delle due riuscite. Another world.